Esiste un quotidiano del Sud con le sue edizioni territoriali, esiste un quotidiano del Sud di 16 pagine tabloid, anche una buona carta, che è un giornale di interpretazione, di opinione, di inchiesta e di analisi. Questo è il giornale, il quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, perché tutti i fatti della politica, dell'economia, della finanza e della vita possono essere raccontati, analizzati, interpretati con gli occhi del Mezzogiorno. E questo è il primo tentativo, ma non per fare un giornale separatista, ma per unire il paese e capire come stanno le cose. Questo è lo sforzo del quotidiano del Sud, quindi riguarda la politica estera, perché c'è un tema di geopolitica importantissimo, c'è un tema di ruolo nel Mediterraneo importantissimo, ma c'è anche un tema di finanza, c'è anche un tema di economia, c'è un tema di politica, c'è un tema di amministrazione. Noi abbiamo una pagina di servizio che aiuta i segretari comunali, gli amministratori ad utilizzare, grande questione aperta, i fondi comunitari, a partecipare alle gare. Quindi l'obiettivo di questo giornale nazionale è dare nell'opinione pubblica una voce differente.